L'anno santo 1983. Un avvenimento che sarà ricordato dai fedeli di tutto il mondo. Un avvenimento che coincide anche con la definitiva consegna alla Chiesa di Roma e al suo vescovo della Sacra Sindone. Una reliquia insolita e misteriosa. Singolarissima testimone, se accettiamo gli argomenti di tanti scienziati, della passione, della morte e della resurrezione. Testimone muto, ma nello stesso tempo sorprendentemente eloquente. Giovanni Paolo II. Quella che vi presentiamo è un'inchiesta sulla Sindone, l'indagine su un mistero che appassiona e commuove, che avvince e confonde, che lega vicende avvenute quasi 2000 anni fa alle cronache dei nostri giorni, che mette la scienza del 2000 di fronte a interrogativi ancora senza risposta. Qui vediamo una ricostruzione elaborata da un computer dell'uomo della Sindone. Il corpo di quest'uomo rivela di essere stato flagellato, incoronato di spine, crocifisso e trafitto da un colpo di lancia al costato. Come Gesù di Nazareth. Una ricostruzione che lascia attoniti, ma che è rigorosamente scientifica, che nasce dallo studio della Sindone e ne è la proiezione matematica. Il dottor John Jackson, dell'Università del Colorado, è uno degli scienziati di ogni fede che si sono avvicinati alla Sindone con il compito di studiarla senza pregiudizi ed ha scoperto che l'immagine della Sindone di Torino è sorprendente. Le ombre, le impronte impresse sul lenzuolo, contengono infatti informazioni tridimensionali dalle quali è stato possibile ricostruire il corpo che vi è stato avvolto. Sulla destra potete vedere il corpo dell'uomo della Sindone, come appare dopo l'elaborazione dei dati. Sulla sinistra vedete un'altra ricostruzione senza la distorsione che il tessuto subisce nell'avvolgere un corpo. Ancora oggi gli scienziati si chiedono che cosa abbia provocato queste impronte con caratteristiche così uniche. Se la Sindone è veramente il lenzuolo funebre che ha avvolto il corpo di Gesù ed è un quesito tuttora all'esame della scienza, queste sono le ricostruzioni più attendibili della figura umana di Gesù di Nazareth che quasi due millenni fa fu condannato a morire sulla croce. Ma lasciamo per un attimo questa immagine realistica dell'uomo della Sindone, frutto della tecnologia del 2000. Lasciamo questo punto di arrivo per ripercorrere a ritroso i binari del tempo. Fattasi sera venne un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe, il quale era discepolo di Gesù. Egli si presentò a Pilato e gli chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato comandò che gli fosse consegnato. E Giuseppe, preso il corpo, lo avvolse in un bianco lenzuolo, lo depose nel suo sepolcro nuovo che egli si era fatto scavare nella roccia. Poi, rotolata una gran pietra all'ingresso del sepolcro, se ne andò. Dal Vangelo di Matteo. Quel stesso lenzuolo funebre viene rinvenuto tre giorni dopo nel sepolcro ormai vuoto. È possibile che sia sopravvissuto ai secoli e sia giunto fino a noi? Siamo a Torino, davanti all'ingresso del Duomo che custodisce la Sindone. La reliquia si trova all'interno della Cappella Reale in uno scrigno d'argento. Fu San Carlo Borromeo a farla arrivare a Torino da Chambéry nel 1578. La Sindone è un telo di lino spigato lungo 4 metri e 36 centimetri e largo 1 metro e 10. Un lino antico, tessuto forse in Palestina, ha un telaio come questo, secondo la ricostruzione dell'archeologa Lippold.
Le pubbliche ostensioni della sindone sono rare, se non eccezionali, e ogni volta folle di fedeli attendono per ore, con ansia, quei pochi attimi di visione, per poter impressionare nei loro occhi i tenui tratti del sudario che, secondo la tradizione, avrebbe avvolto il corpo di Gesù Cristo. È l'immagine sfumata di un giallo pallido di un uomo visto di fronte e di spalle. Un uomo crocefisso. La reliquia, di proprietà di Casa Savoia per più di 400 anni, alla morte di Umberto di Savoia nel 1983, è stata lasciata in testamento al Santo Padre. Fino a qualche anno fa, la sindone di Torino veniva vista con scetticismo e sospetto non soltanto dagli scienziati, ma anche dalla Chiesa. Nessuno osava pensare di esaminarla come un semplice oggetto o come un reperto medico legale di un uomo martoriato e ucciso. Molti ritenevano che quelle vaghe ma indelebili impronte fossero il risultato di un trucco. Un trucco peraltro inspiegabile, escogitato da qualche fantasioso artista medievale, avendo come guida il racconto dei Vangeli. Un falso che però sarebbe stato facilmente smascherato alla prima seria indagine scientifica. È il maggio del 1898. L'avvocato Secondo Pia, dopo molte insistenze, ottiene il permesso di poter fotografare per la prima volta la sindone. Tra mille incertezze e poche prove, scatta alcune immagini della sindone. Si rende così conto di un fatto straordinario. Nella camera oscura, egli scopre che sulla lastra, immersa nel liquido di sviluppo, si va delineando l'immagine positiva di un volto che assomiglia in modo impressionante a quello che la tradizione attribuisce a Gesù. Come spiegare il fenomeno? Per sostenere che si tratta di un trucco, bisognerebbe dimostrare che l'antico falsario avesse dipinto l'immagine in negativo centinaia di anni prima che questo concetto fotografico divenisse noto. Com'era possibile che l'ipotetico artista potesse concepire dunque un'immagine in negativo che nell'inversione fotografica potesse diventare positiva? L'esperimento del 1898 venne ripetuto nel 1931 dal fotografo professionista Giuseppe Enrie. I risultati, grazie anche ad una tecnica più progredita, furono ancora più convincenti. Sono state queste prime fotografie a dare il via all'esame scientifico della sindone, un esame che ha richiesto tecniche sempre più sofisticate. Secondo gli studi di Monsignor Giulio Ricci, l'uomo della sindone porta i segni di 120 colpi di flagello romano, una pena descritta dai Vangeli, ma non nei dettagli. L'uomo della sindone ha portato sulle sue spalle il patibulum della croce, e le ferite della spalla rivelano che quell'uomo è caduto e si è ferito. E la sindone ha rivelato la polvere del terreno nelle lesioni. Quell'uomo è stato incoronato di spine ed è stato infine crocefisso, e i suoi polsi e le sue caviglie portano i segni del chiodo che li ha trapassati, e il foro del chiodo corrisponde ai chiodi romani trovati in alcuni scavi. Persino la ferita al costato dell'uomo della sindone trova riscontro nelle lance romane portate alla luce dagli archeologi. Una sequenza agghiacciante nella sua crudeltà e che ha il supporto della ricerca archeologica. Questa ricerca si è spinta fino a verificare l'aderenza del lino su un corpo senza vita per riprodurre le pieghe del sudario che, secondo la tradizione, avrebbe avvolto il corpo di Gesù. La scoperta di John Jackson sulle caratteristiche tridimensionali del lenzuolo si è rivelata estremamente importante per le ricerche di altri studiosi, come il professor Giovanni Tamburelli del Centro Internazionale di Sindonologia di Torino, diretto da Don Coero, e il professor Robert Herlich, docente di scienza del computer all'Università della Virginia, negli Stati Uniti.
Robert Haralick ha voluto verificare l'ipotesi che sull'occhio destro dell'uomo avvolto nel lino fosse stata posta una moneta, secondo un'usanza confermata da testi e ritrovamenti archeologici. I test sono stati effettuati con una moneta coniata nel 29 d.C. sotto Ponzio Pilato, una moneta che reca ancora visibili alcune lettere della scritta. Tiberio Cesare, in greco. Ebbene, la corrispondenza e le analogie tra la moneta e l'impronta sono per Haralick impressionanti. Secondo lo studioso americano, nell'ingrandimento al calcolatore è possibile trovare addirittura i segni del pastorale e persino quelli di alcune lettere. Dopo 6 mesi di lavoro al computer, Haralick ritiene di aver individuato, come vediamo in questa dimostrazione, persino l'ombra delle lettere. E precisamente una O quasi intera. Una U alla quale manca una parte del gambo. Una C, una A, una I e infine una C molto sfumata. Adesso sovrapponiamo il trasparente alla moneta e riscontriamo la corrispondenza perfetta tra la A, la I e la C. La stessa corrispondenza è evidente sulle altre lettere. Ora disegniamo il bastone d'astrologo che contraddistingue la moneta e infine il suo contorno. E inoltre notiamo una lettera O che si intravede qui. Se riportiamo nuovamente il trasparente sulla foto dell'occhio destro della sindone, vediamo che vi sono tutta una serie di elementi, come il pastorale e le lettere, che coincidono. Robert Haralick non pretende di aver trovato prove conclusive, ma si domanda: quante probabilità ci sono di trovare tante coincidenze in una indagine come questa? Se questa ipotesi fosse confermata, in futuro sarebbe possibile datare l'impronta al 29 d.C. ed è inutile sottolineare che cosa rappresenterebbe una prova di questo genere per la datazione del sudario. Dal ritrovamento del sudario nel sepolcro vuoto non abbiamo più tracce documentate della sindone fino alla sua riapparizione in Europa nel 1353. Come illuminare gli abissi del tempo che custodiscono il tragitto della sindone nei primi secoli del cristianesimo? Uno storico inglese, Ian Wilson, che è stato lettore all'Università di Oxford, ha cercato di dare una risposta a questo interrogativo attraverso un metodo indiretto e originale: lo studio della storia dell'arte e dell'iconografia di Gesù. Vediamo insieme il frutto di questi studi. Questo medaglione in piombo riproduce la sindone e lo stemma di famiglia del cavaliere Geoffrey de Charny, che allora la custodiva. Era il 1353. Ma dove si trovava la sindone prima di quella data, che ne segna la riapparizione dopo un lungo silenzio? La storia non risponde. E Wilson interroga l'arte del Medioevo e quella bizantina. Questi ritratti di Gesù risalgono all'undicesimo secolo. La somiglianza con l'immagine sindonica è rilevante e questo si verifica anche con altri ritratti che risalgono ai secoli precedenti. Questa somiglianza si trova fino al VI secolo, come conferma la raffigurazione di Gesù su un vaso venuto alla luce in Siria. A destra, come raffronto, vediamo il ritratto del volto sindonico. È solo una coincidenza che nel VI secolo venga ritrovato nelle mura della città di Urfa, in Turchia, un antico lino, un lino che porta impresso, secondo la tradizione, il vero volto di Gesù? È possibile che si trattasse della sindone murata per salvarla dalla furia iconoclasta dei musulmani che avevano strappato Urfa ai cristiani? Se così fosse, si potrebbe forse spiegare come nel periodo che precede il VI secolo il volto di Cristo venga spesso raffigurato senza barba e completamente diverso dall'immagine sindonica. La sindone in quel periodo, sostiene Wilson, era scomparsa, nascosta e dimenticata nelle mura di Urfa.
Se queste ricerche fossero confermate, un unico, sottile filo legherebbe il Golgota a Gerusalemme, a Edessa Urfa, Costantinopoli. Un criminologo da poco scomparso, lo svizzero Max Frey, ha dato consistenza a questo filo sottile con lo studio dei pollini sul lino della sindone. La reliquia, aveva pensato Frey, veniva esposta all'aria aperta e quindi i pollini microscopici dell'atmosfera, nelle diverse tappe del suo peregrinare, dovevano essere rimasti intrappolati nelle fibre della sindone. E così è stato. I pollini di piante della zona di Gerusalemme e di Costantinopoli, di Liré e di Chambéry, si sono materializzati davanti all'occhio dello studioso svizzero. La ricerca scientifica sosteneva la ricerca storica. I risultati di questa indagine hanno convinto anche gli scienziati più scettici, quelli che si erano avvicinati alla reliquia con l'animo di chi può facilmente dare corpo all'ipotesi del falso. Ma il mistero delle sue impronte sconcerta e ridimensiona l'orgoglio degli sperimentatori. Nel 1978 si esce per la prima volta dal campo delle ipotesi e delle semplici osservazioni, delle ricerche del singolo studioso, e si entra per la prima volta nel campo delle misure che consentono una valutazione interdisciplinare della sindone. Vengono utilizzati strumenti sofisticati. Viene messa al servizio dell'indagine la tecnologia che ha portato l'uomo nello spazio e che ha consentito di ricevere le immagini di lontani pianeti. Interrogata dalla scienza, la sindone risponde. 120 ore di misure e oltre 100.000 ore di studio consentono al gruppo di studiosi che hanno dato via allo STURP, acronimo del Progetto Internazionale di Indagine sulla Sindone, di elaborare una serie di risposte che il professor John Heller, portavoce del gruppo, così sintetizza in una storica dichiarazione dell'ottobre del 1981. We are reporting to the world today, as we promised to do 3 years ago. Oggi, come avevamo promesso 3 anni fa, quando ci fu permesso di esaminare a Torino la sindone, stiamo annunciando al mondo i risultati delle nostre ricerche. Abbiamo ricavato dei dati sui quali abbiamo studiato durante tutti questi 3 anni e ora abbiamo concluso quanto segue. La sindone non è un dipinto. Non è una falsificazione ottenuta con una qualsiasi delle tecniche note all'uomo. Non c'è presenza di vernice, di pigmento, di tintura o colorante. Il sangue sulla sindone è vero sangue. L'immagine è frutto di un sorprendente processo che ha interessato solo la corona delle microfibre del tessuto. Se si suppone che un braccio sia un filo di tessuto e che i peli siano le microfibre, solo le corone di questi peli portano l'immagine gialla. Immagine gialla che è frutto di una particolare ossidazione. Abbiamo esaminato tutti i sistemi che si conoscono, sia fisici che chimici, che possono dar luogo a mutamenti di questo tipo. Non esiste spiegazione chimica che riesca a chiarire le trasformazioni fisiche. Così come non esiste una spiegazione fisica che renda accettabili i processi chimici avvenuti. Quindi, ancora oggi, questo aspetto rimane misterioso. Ma quell'immagine è in grado di fornire informazioni tridimensionali leggibili da un computer. L'insieme di questi dati, se trasmessi ad uno strumento adeguato, forniscono un'immagine a 3 dimensioni di un uomo. Nessuno di noi, oggi, nel 1981, saprebbe riprodurre una cosa del genere, nemmeno se disponesse di tutto il denaro necessario. E questo aumenta il mistero. ...600 ore di microscopio elettronico. L'esame di particelle raccolte su 36 nastri da 5 cm quadrati ciascuno e di 3.000 microfibrille hanno permesso di accertare l'assenza di colori sul lino. Anche l'ossido di ferro, tipico pigmento rosso di tutti i coloranti antichi, è presente in realtà soltanto in misura irrilevante e su parti marginali.
E poi l'immagine sindonica non è rossa, ma gialla. E l'impiego di ben 18 solventi ad azione chimica non è riuscito ad estrarne in alcun modo il colore. Questo sta a dimostrare che l'immagine non è il prodotto di un apporto, non è, insomma, dipinta, ma è in realtà provocata da un viraggio di colore, da una trasformazione molto superficiale delle fibre, non più profonda di qualche millesimo di millimetro. My name is Alan Adler. Singolare è la posizione del professor Samuel Adler, che non faceva neppure parte del gruppo di ricerca internazionale sulla sindone, al quale i colleghi presentarono un giorno un campione dei prelievi chiedendogli di esaminarli ma senza rivelargli da dove erano stati tratti. Il quesito era la ricerca di tracce di sangue e Adler vi si accinse credendo che il reperto riguardasse un problema di medicina legale, forse un delitto. Solo ad esami conclusi, quando Adler poté confermare la presenza di derivati del sangue, un collega lo informò sulla provenienza di quel campione. Ebreo per nascita e credente molto tiepido, si lasciò sfuggire un'esclamazione: «Mio Dio!». Il passo successivo è stato quello del professor Baima Bollone, cattedratico di medicina legale e presidente del Centro Internazionale di Sindonologia di Torino. Lo studioso italiano ha confermato la presenza di sangue umano su alcuni fili della sindone e con una serie di indagini successive avrebbe determinato il gruppo sanguigno AB, comune in Oriente. C'è chi chiede una prova definitiva per la sindone. Un esame con il carbonio 14, largamente utilizzato in archeologia e che consente una datazione molto precisa del reperto. Nel caso della sindone, sarebbe sufficiente la distruzione di un pezzo di tessuto della grandezza di un centimetro per ottenere una datazione con un margine di errore di circa 100 anni in più o in meno. Ma è veramente questa la prova che può soddisfare i ricercatori e i fedeli del 2000? Anche se si avesse la matematica certezza che la sindone, che il suo tessuto sono coevi di Gesù, altri interrogativi sorgerebbero più profondi e destinati a rimanere senza risposta. La sindone di Torino è la stessa che ha avvolto il corpo di Gesù? L'uomo della sindone e Gesù, oltre che apparire uniti dalla stessa condanna, sono la stessa persona? E se non è così, chi è l'uomo della sindone? Come ha detto Giovanni Paolo II, la sindone è un testimone muto ma sorprendentemente eloquente. Eppure, la sindone rimane mistero.